Sì, con te voglio cucinare. Bentrovati, siamo qui nella nostra cucina. Oggi siamo in compagnia di Luciana. Luciana, dici un po' da dove vieni? Vengo dal superstore di Iesi, il Torrione. Perfetto, oggi in tua compagnia andremo a realizzare una deliziosa ricetta per le feste natalizie. Cosa faremo? Una sella di maialino alle castagne. Perfetto, siamo pronti a partire. Si lavora. Si incidono le bistecchine. Fatto questo lavoro, si insaporisce bene con tutti gli ingredienti a partire dal un aromatizzato alle erbe e sali. La base per fare la salsa si fa con lo scalugno, okay, alloro, castagne e brandy. Ok, e le castagne queste sono state lavorate? Sono già fatte a vapore, si sbriciolano un po' perché almeno lasciano una salsina che poi alla fine andrà a decorare tutto il piatto. Quindi tutto molto più gustoso. Sì, insomma. È molto più cremoso e si aggiungono anche delle castagne intere, incise prima, e massaggiare anche con un po' di brandy, okay, in maniera che la carne diventi più tenera e nello stesso tempo più soda durante la cottura. Il brandy consigli qualcosa di particolare? Un brandy per la cucina, non deve essere eccessivamente forte. Ok, che magari possiamo andare anche un po' a gustare, ecco, durante la preparazione magari. No, meglio di no. No, altrimenti forse la ricetta nemmeno dopo non neanche viene, no. Ecco, perfetto. Si massaggia bene tutti. Quindi una bella massaggiatura. Sì, perché deve penetrare tutto il prodotto, dalla salsina agli odori alle castagne. E logicamente la sella di maialino è intera, per farla insaporire meglio bisognerebbe incidere le bistecchine. Ok, così poi tutti gli aromi entrano meglio nella carne. Facendo giustamente attenzione a non tagliarci le dita. Sì, infatti. Così. Ok. Quindi non troppo profondi, diciamo. No, altrimenti perde tutti i succhi durante la cottura e poi dopo ti ritrovi che la carne non ha più il sapore che ti aspetti. Perfetto. Quindi incisioni e poi metti la salsina. Quindi altra salsina. Sempre questa. Aromatizziamo ben bene. Sì, poi un pochino di brandy. È quello che io metto sempre, molto spesso. Se non avete brandy, anche del vino. Importante che sia una base alcolica. Quindi vino bianco, vino rosso? Vino bianco. Vino bianco. Vino bianco, una base alcolica. Perfetto. E poi se lo volete far rimanere così intero, lo lasciate. Altrimenti lo incidete ancora per poi dopo presentarlo a tavola con la bistecchina, okay, con la stecca. Ok, quindi è anche un po' più decorativo. Insomma, fa un po' più festa. Ecco. Un po' più festa. Poi si mette nella pirofila per la cottura. Deve riposare un po'? Sì, andrebbe magari condito un'ora o due prima della cottura, in maniera che la carne si insaporisce ancora meglio. Ok. Finiamo di aggiungere tutti gli ingredienti per la cottura, le castagne, sempre un pochino sbriciolate, lasciate sotto il pezzo di carne, altrimenti si asciuga troppo. Ah, ok, quindi non le andiamo a mettere sopra. No, sopra no. Deve rimanere sotto, che manda il sapore ma non si asciugano. Poi le castagne che cucineranno, in questo caso intere che cucineranno con il pezzo di carne incise, sempre, mi raccomando, perché sennò insomma non funziona pochino, la magia. Ancora un pochino di brandy e poi dell'olio, sempre olio d'oliva. Extravergine d'oliva. Perfetto. Che non guasta mai. Apri. Sì, certo. Grazie. Ma certo, sono andato in palestra ieri anche per queste cose. Un filo d'olio e in forno. Forno a casa, lo accendiamo, lo portiamo a temperatura a 180 gradi
al momento che è pronto, si inforna, dai Federico, vai, faccio qualcosa anche io, insomma, almeno mi rendo utile. Ricapitoliamo, il nostro maialino è in forno a quanti gradi? A 180 gradi. Perfetto, per quanto tempo ci dovrà stare? Un'ora e mezza, secondo il pezzo di carne, la grandezza. Ok, quindi diciamo che c'è il tempo per andarci a bere un bicchierino di brandy? No, Federico. Ancora no? Ancora no. Meglio di no. Aspettiamo un po'. Comunque, come avete visto, i migliori ingredienti li potete sicuramente trovare nei nostri Sì con Te. Però Luciana mi ha confessato prima che insomma, i suoi segreti non li ha proprio tutti utilizzati, perché l'importante è anche andarla a personalizzare come uno meglio crede, insomma. Ok, quindi è il momento di andare a sfornare. Sì, ma okay, con le giuste precauzioni. Giustamente, perché insomma non mi voglio scottare, ecco. Oh, andiamo a sfornare questa prelibatezza, eccola qua. Attenzione che brucia. Mamma mia, senti che odorino. Guarda le porzioni, Luciana, abbiamo cucinato più o meno di quantità? Quantità 1,9 kg di sella di maialino. Ok, che va bene per circa 4-5 persone. Ok, insomma, dopo dipende anche dall'appetito, insomma, sì. Diciamo di sì, sì, magari sì. Non... Perfetto. Poi, tagliato, si mette la nostra salsina sopra, che già va bene così. Ok. Non quindi... è troppo liquida, quindi la maizena che uno prepara prima non serve. Quindi magari ecco il sugo lo possiamo mettere poi anche a parte se qualcuno lo vuole un po' più abbondante insomma nel suo piatto. Con la salsina fatta di castagne frullate se uno vuole, e se vuole un sapore più forte, o altrimenti lo lascia così con pezzettini. Un po' più secco. No, con le castagne a pezzetti. Ah ok, perfetto. Che almeno sente più il gusto. Della castagna, della ecco. Castagna, la castagna corposa insomma. Sì. E quelle che si sono cotte insieme possono essere mangiate tranquillamente. Ok, che comunque è una bella decorazione del piatto, sì, anche essa. Comunque ragazzi, questa salsina, cioè, emana un odore veramente inebriante, ecco. E ricordatevi di tenere da parte un po' di maizena se questa è troppo liquida, ecco, per addensarla un pochino. Comunque, se vi viene insomma qualche dubbio, potete andare da Luciana Sì con Te, ecco, che vi spiega, ecco, vi spiega meglio, sicuramente meglio di me. Bene, il nostro piatto è pronto, il nostro maialino alle castagne. Se vogliamo anche gustarlo in altri modi, lo possiamo trovare ovviamente anche nel tuo banco al Sì con Te Superstore di Jesi il Torrione, dove ovviamente sei in grande compagnia di una bellissima squadra, giusto? Sì, ho dei ragazzi fantastici che vengono dall'alberghiero e mi raccomando sempre a loro di usare prodotti di stagione, di qualità e del territorio. Certo, perché così il risultato è garantito. Ovviamente, quindi quello che noi cerchiamo, ecco, di raccogliere, insomma, di sintetizzare, ecco, nel nostro Sì con Te, quindi qualità, stagione, stagionalità e insomma tutti i prodotti del nostro territorio. Tutto molto bello, però insomma adesso magari è arrivato il momento dell'assaggio, ecco, dell'assaggio, quindi dai. Andiamo insomma un po' a sentire. Posso? Mi sì, permetto? Come no, vai. Mamma mia, complimenti. Grazie. E questo lo potete trovare nel nostro punto vendita, il Torrione di Jesi. Scusate, ma sono un po' impegnato poi. Voi continuate, insomma, io magari continuo anch'io. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa ricetta. Io e Luciana vi salutiamo e naturalmente vi auguriamo buonissime feste. Tantissimi auguri da parte mia e da tutto il gruppo Sì con Te. Sì con Te che in queste festività sarà a tavola con voi, con i nostri prodotti e ora con le nostre ricette. Alla prossima puntata di Sì con Te, voglio cucinare!